Colpo nella notte alla sede della BPR di Castiglion Fibocchi. Siamo nel Valdarno Aretino. I ladri hanno sradicato e portato via il bancomat. Il valore del denaro che si trovava all'interno della cassa è di circa 30.000 euro. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3 del mattino. La sede si trova lungo via Sette Ponti. I malviventi hanno rubato due mezzi per mettere a segno il colpo. Un furgone è stato poi ritrovato sul posto. Hanno prima spostato due dei sei blocchi di cemento che si trovavano davanti alla sede del bancomat, poi con uno dei due mezzi hanno agganciato la cassa e l'hanno sradicata trascinandola fino alla sede stradale. Sull'asfalto ci sono ancora i segni. Quindi sono scappati con la refurtiva. Il valore del denaro si aggira intorno ai 30.000 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di videosorveglianza della banca. Vi sentite comunque meno sicuri? C'è qualche un po' di allarme? Molto, molto, perché c'è da aspettarsi di tutto. Nessuno sa mai la notte, la sera quando vai a casa cosa succederà nella notte, e questo l'abbiamo capito.